L'inaugurazione di questa piazzetta davanti alla Chiesa del Sacro Cuore intitolata a Don Antonio Gavinelli, che fu parroco della Chiesa del Sacro Cuore per molti anni, dal 1930 fino agli anni 60. Partecipò quindi anche alla costruzione, alla ristrutturazione della Chiesa. Venne chiamato quasi apposta, lui che aveva già avuto esperienza di costruzione di una chiesa a Rimini e anche una ristrutturazione ad Ancona. Avendo esperienza di queste cose, venne chiamato quasi apposta nel 1930, dopo che la chiesa aveva avuto il crollo della cupola e quindi era tutta da ricostruire. Ci vollero un po' di mesi perché ci fossero gli accordi con la curia, perché la parrocchia non era ancora dei Salesiani, era ancora gestita dalla curia, non ancora affidata ai Salesiani, anche se un po' di supplenza l'avevano già fatta mancando il parroco. Quando venne affidata del tutto ai Salesiani, venne e iniziò proprio con questo principio della ricostruzione di tutta la chiesa. Che segno ha lasciato la comunità? Un fortissimo segno, perché nella